carrello in due, diciamo sempre abbiamo poco e poi alla fine. Ciao ragazze, buongiorno, bentrovate sul canale. E oggi ho fatto un po' di spesa alla Lidl perché così mi sono preparata le cosine che mi servivano per la cena dell'ultimo dell'anno. Siccome oggi siamo andati a Vercelli con mia sorella per la sua visita mensile, tornando ho detto: guarda, visto che è presto, perché siamo andati via che era l'una oggi. E passiamo dalla Lidl, anche lei necessitavano delle cosine, così mi prendo quello che mi serve per la cena. Sapete la lista che ho fatto? Io oggi dietro non ce l'avevo, non so dove l'ho messa, pensavo di averla lasciata sul tavolo, ma sul tavolo non c'era, in borsa non ce l'avevo, in tasca non ce l'avevo, quindi ho dovuto farmi mente locale di quello che avevo scritto. E spero di aver preso più o meno tutto. L'uniche cose che mi mancano sono il salame crudo e praticamente l'insalata russa boscaiola che devo andare a prendere. E nulla, speriamo in ah, e i pavesini per il tiramisù. Proprio guardate che testa. Io non so dove cavolo ho messo quella lista perché l'avevo lasciata nel libricino, oggi l'ho staccata. E non so dove l'ho posata, magari poi l'ho posata da qualche parte in casa, non lo so. Allora, dopo la Lidl siamo anche passati dai cinesini che volevo vedere se trovavo appunto il runner per il tavolo oppure la tovaglia trasparente un po' natalizia, ma in questi cinesi qua non c'era veramente niente, non mi piaceva niente. Ho preso solo due cosine, le ho prese giusto per vedere se riesco a fare qualcosa nel tavolo. Io ho preso queste due stelline, mini stelline di Natale. Adesso aspettate che ve le allargo un po' perché erano tutte messe un po' così, che io poi le vorrò modificare dipingendo di bianco praticamente le pigne, le voglio dare una spruzzatina di bianco. Ecco, vedete, le stelline di Natale con i suoi vasetti. Devo vedere di utilizzarle nel tavolo. Comunque, le ho pagate pochissimo, 1 euro a l'una e niente. Non c'era altro, proprio no, non mi piace. Comunque, adesso per il momento le lascerò lì. Ho preso due pani di questi qua che sono molto molto buoni, appena appena scaldati, sono ottimi. Qua il volantino che poi me lo guardo. Il mascarpone che ne ho prese due. Per fare i tiramisù dentro alle boccette di vetro, una pancetta affumicata, i funghetti da fare con l'arrosto, dei datteri, del brie, cipollotti che voglio rifare la bagna cauda nella stessa maniera che l'ho fatta. Il lavanta, anche dovevo vedere. No, ragazzi. Vabbè, ma non avendo la lista dietro, io tante cose me le sono dimenticate perché ho tolto la torta salata che volevo fare o a torta salata o a monoporzioni, l'ho tolta perché mio nipote non gli garba tanto queste torte salate così. Ho detto, vabbè, allora faccio il lavanta con la bagna cauda. Le acciughe le avevo in casa, ho preso i cipollotti ma non ho preso i vulavanti. Spero di trovarli al Bennett domani. Poi ho preso un formaggio di questo qui grattugiato italiano, una scamorza, petto di tacchino, non tutto è per la cena, qualcosina l'ho preso anche per noi da tenere in casa, sottilette che ero rimasta a zero. I rotolini, i rolletti farciti alla nocciola che mangia al mattino mio marito. Ho preso tre latti così. Questi li pago
o 79 o 89 centesimi l'uno i latti, tre latti. Poi ho preso un po' di queste cosine qui che non so se le metterò a tavola perché di antipasti ce n'è già abbastanza. Misto di funghi con porcini. Poi ho preso questi pomodori secchi, che questi sono sempre buoni, molto morbidi, buonissimi. Poi ho preso le cipollotte, che avrei voluto prendere quelle là che rimangono un pochino più scure, che sembrano fatte con l'aceto balsamico, ma lì non c'erano, però ho provato a prenderle lo stesso. E poi ho preso i carciofini, questi qua, che sono quelli grigliati, molto buoni. Ho preso un formaggio così con il pepe che a noi piace tantissimo, non so se voi lo mangiate, però ho fatto così con il pepe, ragazzi, è fenomenale. Poi ho preso una panna, sono un po' a distanza ravvicinata, forse sì. Olio extravergine di oliva, questo l'ho pagato 3,99, dei capperi. Un tubetto di concentrato e poi come bibite da mettere in mezzo al tavolo ho preso una Coca-Cola, ho preso questa qui originale e un ginger, che questo qui anche se non è originale però è molto buono. Perché a volte sapete le bibite o sono troppo dolci, a me non piacciono, il ginger non rimane affatto dolce perché ha proprio quel sapore amarognolo e la Coca-Cola quella lì da poco non mi piace per niente. Sì che io non la bevo perché io a tavola acqua e vino, vino buono, però se ci sono i ragazzi bevono più le bibite e anche a mio fratello gli piacciono. Questo è il mio. Sì, poi ho preso una retina di mandarini, avrei voluto prendere la cassettina di mandarini, però li ho toccati, erano tutti mollicci sotto, non li ho presi. Poi ho preso una retina di arance. Qui ho anche lo Scottex, quattro rotoli, che li ho pagati pochissimo, 1,09 euro, quattro rotoli. E poi ho preso 12 lattine di birra per mio marito, però quando c'è la pizza me la bevo anch'io, di questa qui, che sinceramente non l'ho mai presa, perché io prendo sempre quella alla Eurospin. Quella tutta con la lattina verde, però spero che sia buona. Poi ho preso i biscotti del mattino, questi qua mi piacciono tantissimo. Ho questi, ho i pan di stelle, sono i miei preferiti. Fior di cioccolato perché hanno le goccioline di cioccolato dentro. Ho preso le patate perché vorrei fare appunto quella ricettina che vi ho detto. Ho tante mille idee in testa e non so cosa fare perché poi ho paura di fare troppo. Perché non so se fare la purea di patate, poi fare i cestini con i funghetti dentro, oppure fare i funghetti a parte come contorno con l'arrosto e poi fare questi cestini con lenticchie e cotechino. E non lo so, ragazze, non so bene cosa. Ancora cosa fare? Stasera chiedo a mio marito, è troppo? Perché se mi dice no, guarda che fai troppo, non lo farò. Se invece mi dice no, va bene, tanto quello che si avanza poi ce lo mangiamo nei giorni dopo, va bene, lo farò. Un bel cespo di sedano, perché questo qui sapete poi io che cosa ne faccio, lo vado a tagliare e mettere in freezer. Ho preso un pacchetto di arachidi perché nelle feste queste qui non possono mai mancare. Magari sai, aspettando la mezzanotte, poi uno stuzzica qualcosina così. Ah, questo è l'altro mascarpone. Ecco qui le lenticchie. E poi ho preso naturalmente la scorta agli ultimi mental stick. Di questa spesa della Lidl ho speso oggi 53 euro. Ah, e poi ho preso anche una busta, un sacchetto di lettiera per la lettiera del mio Yuki. Per chi non lo sa, che magari mi conosce solo adesso, Yuki sì, è un cagnolino, però lui va a fare i bisognini dentro la lettiera come i gattini.
Quando va giù, va giù. Quando invece non può andare giù o piove, lui ha la sua cassettina nel terrazzo e va lì a farli. Ok, ragazze, penso che per oggi vi farò vedere solo questo in questo video e ci vedremo sicuramente domani. Domani è l'antivigilia, sarà una giornatina piena perché domani mattina voglio fare le pulizie e poi nel pomeriggio devo andare a prendere queste quattro cosine che mi mancano e fare gli auguri ai suoceri e poi la vigilia sarà il giorno di preparazione di tutta la mia cena. Quindi state sempre con me e seguitemi come sempre. Quindi se vi è piaciuto questo video, un pollicione in su e per chi è nuovo, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao, a presto! Allora, vi avevo detto che finiva lì il video e invece no, perché praticamente ho sistemato tutta la spesa e adesso sto andando a preparare la cena che sarà semplice stasera perché ho detto a mio marito: guarda che ho praticamente avanzato da domenica del ragù, non si vede perché è un'altra scatolina, comunque del ragù e della besciamella. Quindi adesso vorrei andare a fare un po' di pasta con ragù e besciamella, una mozzarellina, là in forno e per stasera la cena è pronta. E un po' il frigo l'abbiamo riempito, eh? Queste sono le due cose che adesso vado a prendere e faccio la pasta. Allora, visto che avevo avanzato questa pasta qua, faccio che fare questa così almeno poi butto via il cartoccio. Però il sugo lo vado un attimino a scaldare. Dicevo che il sugo lo vado a scaldare un po' perché altrimenti non va bene condire la pasta col sugo freddo, non si condisce bene, invece se è caldo sì. Guardate Yuki, mi ha aspettato 2 ore fuori al freddo perché non sapevo se metterlo dentro o fuori. Ho detto ma sì, per 2 ore gli ho messo la sua cestina, il suo cuscino e tutto. Adesso è qui che si sta scaldando. Mio marito dice sempre che sono esagerata perché mi dice: ma lui non ha freddo con tutto quel pelo. Invece io patisco quando lo vedo fuori perché mi fa troppo, non lo so, è abituato a stare in casa e per me lui patisce quando sto fuori il freddo. Comunque oggi fa meno freddo di ieri, eh? Allora vado a prendere il pentolino per scaldare il sugo. Così sapete cosa faccio. Una volta che il sugo è bello bello caldo, ci aggiungo direttamente la besciamella e condirò la pasta così. Poi ci vado a mettere la mozzarella e un po' di parmigiano ed siamo a posto. Ragazze, indovinate cosa ho trovato? La lista della spesa. E sapete dove l'avevo messa? Sulla stufa pelle. Perché praticamente adesso sono andata a vedere se c'era ancora del pellet e il bigliettino l'avevo lasciato lì sopra. Adesso controllo se più o meno ho preso tutto. No, perché non ho preso nemmeno l'emmental per fare il soufflé. No, vabbè. Non come. Però se posso mettere la scamorza affumicata, preferisco dell'emmental. Quindi sicuramente sì, potrebbe anche andare bene la scamorza affumicata, perché intanto il segreto del soufflé sono le uova. Sto caricando la vaschetta del lavandino perché devo lavare i piatti, così poi stasera ho finito completamente. Cioè praticamente preparo la pasta, la metto in questa pirofala. Mi sa che userò i piatti di plastica anche stasera. E sarà tutto a posto. Quindi ritrovamento del fogliettino e vabbè, è andata così.
Allora, adesso il sugo è già bello caldo, vado a metterci la... aiuto, non mi viene la parola, vado a mettere la besciamella. Che rimane proprio una salsina, un sughetto rosa. Bene, e vado a scolare la pasta. Scoliamo. Speriamo che non si impanni la telecamera. Ok, raccolti tutti. Adesso metto il mio sughetto. Mantechiamo bene bene la pasta. Io ci metto una mozzarella intera, perché ci va il formaggio, eh. Ok, adesso un bel po' di parmigiano anche. E inforniamo 180 per 10 minuti, giusto perché gratini bene sopra, e poi siamo a posto. Non vi farò vedere il finale di questa preparazione, perché adesso vado a editarvi il video.
Bene ragazze, adesso veramente vi saluto perché vado a finire di lavare questi pochi piatti, pochi tegami sporchi e vi saluto, vi auguro una buona serata e una buona visione di questo video. Okay.